Play. Ciao a tutti scuole pesciolini, sono Mami Titi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 29esimo episodio su Hey Monster, il mio gioco Android MMORPG di Pokémon. Allora, sentite il mio cellulare squillare perché sto raggruppando i membri della Gilda, i membri di Telegram, un po' di gente. Ok, ecco che mi arrivano mille milioni di messaggi, benissimo, ora è il momento anche di silenziarlo. Eccomi, ci sono, fantastico, benissimo ragazzi. Sto registrando perché praticamente io la scorsa settimana vi avevo detto che ci saremmo incontrati con la gente che c'era, insomma, questo sabato alle 7, poi è arrivato un attimino più tardi. Quindi salutate il tubo. Allora, quindi in questo video parteciperanno Kita Morto, poi Team Rocket, Indy22, Mami DD che sono io. E non lo so se verrà ancora qualcun altro, perché andremo a fare delle quest di Gilda tutti insieme. Ora, c'è anche Wizard OP GG. Penso che questa gente ci aiuterà tantissimo a fare le quest di Gilda. Voglio fare quindi questo video sulle quest di Gilda con tutti voi. Ciao a tutti, eccoli che arrivano. E niente, ora vediamo che cazzo combiniamo, non lo so, vedremo. Allora, intanto andiamo a vedere che cosa c'è da fare delle... Oh, guardalo! Ma guardalo lui, Indy22 con l'Articuno, ma quanto sei bello! Ah, potremmo anche incontrarci effettivamente al Ningilda. Che pirla, potremmo incontrarci lì, ce l'abbiamo la Gilda. Cazzo, sfruttiamola una volta ogni tanto, dannazione che non ci entro mai in Gilda. Mea culpa, ci avete ragione, vediamo, c'ho altro da prendere? No. Ok, allora andiamo in Gilda perché da lì capiamo qual è la quest, Guild Hall. Ok, Enter Territory. Vediamo che questo c'è da fare per prendere un po' di punticini. Mi servono tanto questi punticini perché nei prossimi video devo far trasformare Bellossomo in Shiny. Ok, vediamo la gente che cosa mi sta scrivendo. Intanto vorrei premiare tutti coloro che hanno messo i loro Pokémon in Gilda. Ecco, guardate. Che cazzo di Pokémon è? Oh mio Dio, chi ha messo questo Lothar? No, cioè, non è un Lothar, cioè, è un Pokémon, cioè, è il Pokémon che non so come si chiama, ma è bellissimo! Secondo me l'ha messo Andrew Mariani, però, oh, guarda Jackdoll che c'è qui, Luca Scioli ha messo sto magma, cioè, sto magma è evoluto, poi c'è questo Articuno, mi fa piacere che Indy22 è quello che ha contribuito di più alla Gilda, e il Guild Leader, per fortuna, sono io, sennò con la partecipazione che ho in Gilda non avrei avuto manco quello, devo essere sincero. Però quasi quasi il mio Pokémon in giro per la Gilda glielo lascio, così vi fa compagnia mentre non ci sono. Dai, ve lo lascio. Guardali lì che sono tutti qui. Kita Morto, Team Rocket, Indy, siete tutti qui. Ma ciao belli. Oh, è come se state cioè, mentre vedrete il video, è come se state giocando. Dannazione, voglio cliccare sulla signorina. Signorina, mi faccia cliccare. Ma porca di quella tozza, Luridi. Oh, grazie. Grazie, Indy. Ok, la quest si refreshano ogni giorno. Benissimo, go to finish. Dobbiamo prendere 30 Snubbull, quindi ci mancano 21 Snubbull da catturare. Submit, io ce ne ho due, quindi già due glieli metto. Perfetto. Quindi ci mancano 19 Snubbull per finire la quest di Gilda. Ok, andiamoli a prendere. Ed ecco tutti i nostri amici di Gilda, nonché fan, nonché amici tutti che stanno qui a catturare Snubbull tutti insieme come una squadra. La squadra italiana. Ratata de merda. Cioè, senta, non mi rompa il cazzo. Che cioè, se ne vada via dal queue, per favore. Grazie, gentilissimo. Oh, porca, mi sta venendo in mente un problema. Io oggi mi sono messo a... Ho imparato Slash. Oh, interessante. Ma nel video, cioè, mi sento un attimo impreparato. Al posto di Scratch, Slash penso che sia decisamente migliore. Sì, dai, toglimi Scratch, grazie. Gentilissimo, signor Charizard. Ok, per fortuna c'ho i punti al massimo perché li avevo utilizzati tutti stamattina per registrare l'altro video, benissimo. Devo trovare... Sì, ma magari me lo curi. Allora, gli Snubbull sono di grado C, quindi mi devo andare un attimo a ricordare quante Pokéball ci servono. Perché se non sbaglio sono due Pokéball, tre Pokéball più una Great Ball. Vabbè, ora verifico.
Ok, sti signori qua li prendiamo con 3 Pokéball e una Grit Ball. Ora faccio anche un sondaggio a quanti Slowpoke stanno i miei amici, i miei compagni di squadra. Vediamo un po', Ok ragazzi, stiamo utilizzando un metodo fantastico. In pratica, ogni volta che qualcuno di noi cattura uno Snubbull, quindi cioè ve lo dico a voi perché potete utilizzarlo nelle vostre gilde, ma anche perché per la prossima volta che faremo una quest di gilda utilizzeremo questo metodo. Allora, vedete, ogni volta che io catturo uno Snubbull, ad esempio, come abbiamo come obiettivo Snubbull, io scrivo in chat più 1, dopodiché scrivo uguale 2, significa il totale degli Snubbull che ancora come squadra abbiamo catturato. Quindi io ho cominciato e ho fatto più 1 relativo al mio altro vecchio Snubbull, quindi il totale fa 2. Jackton che ne ha 1, quindi ha scritto più 1 uguale 3, quindi si è aggiunto al mio totale. E ora Indy che ne ha 9 dovrebbe aggiungersi ai 3. Indy, aggiorna il totale con i tuoi 9. Così ragazzi, in questo modo ci coordiniamo e teniamo traccia. Così ci coordiniamo e teniamo traccia dell'obiettivo. Sì, praticamente. Quindi in totale, sì. Penso di sì. Ragazzi, dai, ne dobbiamo catturare ancora solo 7. Ok signori, siamo arrivati a 29 su 30, quindi vado a consegnare i miei, perché c'è qualcuno che ne ha messi 15 di Snubbull. Che cazzo fai, la collezione degli Snubbull, non pensavo fossero così comuni che uno se li tiene. Otto, tieni uno Snubbull, domani vado al bar, io c'ho uno Snubbull, ah sì, ma anch'io, tieni, scambiamoceli, tipo a giocare a carte con gli Snubbull. Vabbè, ok, minchiata a parte, entriamo nel territorio che andiamo a completare questa quest. Ma è brutto dire questa quest. Oh, c'è il mio Weavile Shiny, fantastico. Oh, Jackton, hai messo un Torterra, fantastico. Ok. Allora, vediamo un po' che cosa dicono. Ne manca solo uno, benissimo. Ragazzi, venite a depositare che completiamo. Ok, io sto baciando. Come sto baciando? Sì, sì, vi state accoppiando con la signorina, maledetti. Oh, c'è anche Wizard OP. Scusi, mi fate parlare con la signorina. Oh, grazie. Allora, siamo a 29 su 30. Go to finish. No, aspetta, devo fare prima submit. Toh, te ne metto uno. Perfetto. Allora, voglio vedere effettivamente quanti. Allora, le persone che hanno contribuito sono. Allora, io ho messo 2 volte. Poi ci sta Kita Morto che ne ha messi 2. Poi c'è Jackton che ne ha messo 1. Team Rocket che ne ha messi 3. Team Rocket che ne ha messi 6. Team Rocket che ne ha messi. Quanti cazzi ne hai messi? Team Rocket. Ok. Mi hanno dato. Dovremmo aver avuto via mail. Ok, GG. Allora, guardate in email cosa avete ricevuto. Ok. Complimenti a tutti. Abbiamo praticamente terminato la nostra fantastica quest di Gilda, quindi abbiamo ricevuto veramente un bel premio, quindi caramella rara, 50.000 soldi, un po' di cofanetti, 5 Ultra Ball e questo shiny cazzettino. Sì, lo shiny cazzettino, lo shiny ticket è molto utile perché ci permette, allora ci andiamo in other, eccolo qua, ne ho 6, ne devo avere mi sa una cinquantina, no non mi ricordo quanti effettivamente, per poter far trasformare un Pokémon non shiny in shiny, quindi molto GG. Sentiamo un attimo che cosa dicono qui dalla nostra guild chat. Uno shiny ticket, altri 19 e ci faccio qualcosa. Ok, io ne ho 6 di shiny ticket, penso che faremo più, aspetta, cioè sono un attimino lento a scrivere. Quindi a tutti voi che ci state guardando da YouTube, a tutti coloro che vogliono entrare in questa gilda, cercateci, siamo gli Italian Shark senza la S finale, mi raccomando, tanto c'è Jackton addetto alle, cioè il portinaio tipo che fa entrare la gente, prega signori vengino, parcheggiate qui i vostri Pokémon, di lì le quest di gilda, cioè lui fa tipo sto lavoro qua, e poi se venite su Telegram c'è sempre Jackton e Andrew Mariani che vi consiglieranno per le vostre battaglie PvP.
Inoltre, il sabato e la domenica, se ci impegniamo tutti e ci mettiamo, contribuiamo un po' per uno, riusciremo sicuramente a finire le quest di tutti, le quest di Gilda, e ci facciamo tanti bei premiozzi. Dico sabato e domenica perché io sabato e domenica posso dare più contributo. Durante la settimana magari è difficile. Tenete conto che una quest di Gilda sono catturare 30 Pokémon, già in 5-6 viene facile, cioè sono Pokémon non troppo rari, tipo dei gradi C si fa easy, tipo neanche mezz'ora si fa. Quindi un piccolo contributo per uno, ci facciamo money, ci facciamo caramelle rare, ultra ball, ci facciamo un bel po' di roba, un bel po' di roba. Detto questo, io vi ringrazio. Aspetta, vediamo ancora che vediamo, dicevo, se potete donare i Pokémon, vediamo sì che cosa dicono. Niente di particolare. Io ringrazio quindi tutti: Kitamorto, Wizard OP, Indie, Jagton, Team Rocket. Non vorrei saltare nessuno, li sto scorrendo un attimo velocemente. Indie l'ho già detto, Team Rocket, MamiDD sono io, vabbè. Ok, quindi vi ringrazio per aver partecipato, per aver collaborato in questo video, a rendere questo video diverso. Ci vediamo settimana prossima, sempre su questi schermi, sempre sullo stesso canale, sempre con lo stesso gioco, sempre con la mia faccia, sempre allo stesso orario. Un saluto, Shirtsen. L'hashtag finale, se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag Gildapowa, hashtag Gildapowa. Un saluto, Shirtsen, a tutti. Ciao.